cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 07. Seguici su www.cartomantieuropei.com. Buon pomeriggio e ben arrivati carissime amiche, eccoci qui di nuovo sempre nel nostro e nel vostro centro di cartomanti europei a iniziare con voi un'altra puntata, ovviamente riguarda le stesure delle carte. Eccoci. Buon pomeriggio, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Ciao Rosa, piacere, mi chiamo Andrea. Buon pomeriggio, benvenuta in linea Andrea. Grazie. Prego. Ciao, ascoltami, io ti ho chiamato per porre un quesito che mi sta a cuore. Prego. Ti troverò presto un lavoro. Ah, benissimo. Grazie. Allora, mi puoi dare i tuoi dati, Andrea? Sì, 13 marzo 79. 79, benissimo. Attualmente non stai lavorando? No, è stato interrotto l'ultimo rapporto 10 giorni fa circa. 10 giorni fa, quindi di recente. Allora, vediamo un po' se la situazione lavorativa cambia al tuo favore, Andrea. Grazie. Prego. Mischio bene le carte, dammi lo stop quando ti senti pronto. Stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Allora. Le carte portano già dall'inizio due carte che portano un pochettino la tua instabilità attuale, che ovviamente è compressiva, perché le carte ti portano, ti senti anche un pochettino sfortunato in lavoro, come se tutte le occasioni o durano poco o non sono quelle giuste, quelle che ovviamente veramente vorresti per la tua vita, per te stesso. Visto che le carte ti danno, sarà un periodo comunque sia che porterà a miglioramento, ma nello stesso tempo alla stabilità della tua vita lavorativa. Sia la ruota della fortuna rappresenta il fatto che questo periodo, se possiamo dire di attesa, non sarà tanto, ma nello stesso tempo sia la ruota della fortuna, anche la carta del denaro, rappresentano il fatto che ci saranno ovviamente delle entrate di soldi che vengono in conseguenza ovviamente degli impatti lavorativi. Non so se nel frattempo, Andrea, di questi 10 giorni più o meno, sei riuscito a mandare dei nuovi curriculum, sì, a fare delle nuove email, via fax, anche di persona. Benissimo. Nella mia zona, però per adesso nessuna chiamata. Per adesso nessuna comunicazione. No. Visto che non è la spaccatura tua, ma su due altre spaccature, alla sinistra e alla destra, le carte ti danno tutte e due comunicazioni importanti. Il messaggero ti porta proprio le conferme, comunicazioni importanti aspettate, quindi in conseguenza di questi curriculum mandati, di queste ricerche fatte tramite ovviamente internet oppure via fax oppure via email, le carte mi danno che ti arriveranno delle conferme molto molto positiva al tuo favore. Rosa, scusami ancora, ma è un nuovo lavoro o quello che ho chiuso? Posso non chiamarmi? Allora, visto che le carte ti mettono in evidenza che queste comunicazioni più o meno tu li aspetti, quindi se possiamo dire un piccolo spinto forse dal lavoro che ovviamente avevi, viene dato, le carte ti portano anche la nuova opzione. Comunicazioni importanti non aspettate, probabilmente quelle una opzione nuova, una opportunità nuova. Quindi, essendo che sono tutte e due lame rosse di quadri collegate ovviamente con il beneficio lavorativo, portano che non sarà un tempo, se possiamo dire così, prolungato, in cui si metterà in contatto con dei personaggi che ti porteranno queste offerte lavorative molto positive. Molto positive, va bene. Sì, va bene. Ma l'ultima cosa, i tempi come siamo? Entro fine anno? Sì, no, le carte ti portano ovviamente in un periodo di tempo ancora più breve. Ancora. La ruota della fortuna ti porta con sé il numero 5, quindi dovranno essere le 5 settimane più o meno, ovviamente prima delle festività. Va bene, Rosa. Va bene. Ti farò sapere ugualmente. Fammi sapere qualcosa, Andrea. Ti ringrazio tanto e in bocca al lupo per tutto. Grazie, anche altrettanto. Ciao. Ciao.
Vi invito, carissime amiche, anche se non avete la opportunità ovviamente di seguirci in diretta, ci sono le repliche in cui ovviamente voi potete entrare sui canali Caffè TV 24 martedì e giovedì dalle 18:30 fino al 19 e mercoledì e venerdì dalle 14 alle 14:30. Invece sulla 9 e sulla 9 Sky, ovviamente 877 e 901, lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 19:30 alle ore 20. Quindi se per caso siete impegnate, ovviamente avete tante cose da fare e non potete seguirci ovviamente in diretta, ci sono le repliche. Eccoci. Buon pomeriggio, sono Rosa. Sì, buon pomeriggio, sono Anna, piacere. Piacere tutto mio, Anna. Prego. Allora, io volevo sapere se ci sarà un ritorno da parte di Mario. Mario? È nato il 26 novembre del 69, è Sagittario, Sì. io 7-12-71, Sagittario. Tutti e due sagittari. Sì. Allora, il distacco fra te e Mario, da quanto tempo c'è? Allora, il distacco è avvenuto 10 giorni fa all'incirca. Ma prima di questo distacco, la storia tra gli alti e bassi, per quanto tempo è Sì, andata? alti e bassi per un paio di mesi. Un paio di mesi. Tutte e due siete liberi, Anna? Bene. Sì. Ma nell'arco di questi 10 giorni ci sono Lui mi ha stati... mandato un messaggio dicendo che cambiava numero Cambiava e non si è numero. fatto più sentire. Il numero nuovo non è stato dato, giusto? Sì, mi è stato dato il Ah. numero nuovo. Benissimo. Allora, vediamo un po' se fra te e Mario ci sarà una ripresa dopo questo blocco che c'è stato fra voi due. Visualizzami lui, visualizzami Mario e dammi lo stop quando vuoi. Destra, sinistra o centro? Centro. Centro. Allora, la carta iniziale, Anna, che apre la stesura al centro, esce la carta della riunione, quindi già in apertura la stesura è positiva. Questa carta indica il fatto che ovviamente la riunione, la ripresa della storia ci sarà, anche se non sarà così facile, ovviamente è come prendere un bicchiere d'acqua. Le carte ti portano un uomo in un disordine interiore, ma lui sta affrontando dei periodi difficili. Ne sai Penso di qualcosa? Perché sì. le carte portano un uomo che si sente bloccato, forse non ti ha detto la maggior parte delle problematiche che in un modo oppure in un altro sta affrontando, però le carte ti mettono in evidenza che l'uomo momentaneamente è come se si è ritirato. Il punto è che le carte ti mettono sia la speranza, anche l'Imeneo, due carte a fianco all'un l'altra, che portano positività. Ma la ripresa entro quando ci sarà all'incirca? Allora, inizialmente ci saranno dei contatti ma anche dei incontri, quindi per rompere inizialmente questo freddo, questo muro che volendo o non volendo si è creato fra voi due. Inizialmente le carte mi portano il chiarimento, non c'è stato un chiarimento vero e proprio, giusto? Infatti. Ecco, questo che manca da parte tua, tu vorresti sapere di più ed è giusto che sia così, e lui deve ovviamente chiarirti, darti più spiegazioni riguardo all'andamento della situazione. Nell'arco di questa settimana, a quanto pare, le carte ti danno la conversazione, il Ho capito. chiarimento, ma che porterà ovviamente andando avanti, se possiamo dire, la ripresa passo dopo passo. Tu mi esci con la carta della matrice, Anna, rappresentando così il fatto che ovviamente da parte di lui ci sono e come sentimenti, forse non dimostrati nella modalità più giusta, però le carte mi danno ovviamente la situazione si riprende. Ho capito. Va bene? Ma allora andrà avanti questa Sì, storia, diciamo, di nuovo, si riprenderà. non ci sono delle carte che portano un blocco definitivo. Ci sono delle carte che portano probabilmente un periodo anche di transizione di parte di Mario in conseguenza di tutte queste problematiche che lui non ti ha detto, ma ovviamente ci sarà il chiarimento. La ripresa Ottimo. c'è. Va bene, ti Va bene? ringrazio. Ti Una ringrazio buona... tanto. Buon pomeriggio, Buon Anna. pomeriggio, grazie, Grazie pure a ciao. te. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Carissime amiche, io vi saluto, un bacione forte, alla prossima! Cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 07. Seguici su www.cartomantieuropei.com.